Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete intuito ragazzi, oggi torniamo a parlare di videocamera di sorveglianza, ma questa volta rispetto alle solite che ho portato sul canale ne abbiamo una motorizzata. È la prima motorizzata che mi capita di recensire, è della Meco e devo dire che mi ha entusiasmato davvero tanto, soprattutto perché attualmente è disponibile su Amazon a meno di 50 euro. Link in descrizione, perché ragazzi, con meno di 50 euro avere una videocamera di sorveglianza da esterno motorizzata, davvero davvero tanta roba, e questa funziona davvero bene ragazzi, ve lo garantisco. E in più avete comunque speso una cifra non importante. Quindi ragazzi, che caratteristiche ha questa videocamera di sorveglianza motorizzata dell'Meco? Allora, iniziamo che è una videocamera che si può tranquillamente montare all'esterno, è IP65, quindi un grado di impermeabilizzazione abbastanza alto, quindi non ha nessun problema a stare sotto la pioggia, al freddo, all'umidità, lei ci sta tranquillamente. Ha una risoluzione fino a 1080p, quindi una risoluzione direi più che buona per una fotocamera di sorveglianza, uno zoom 4x, poi abbiamo la possibilità di inserire qua, togliendo questo sportellino, una scheda micro SD fino a 64 giga. Ragazzi, è davvero completa in tutto, ha la modalità notturna, ha l'active track, praticamente una volta che ha rilevato un soggetto, se noi lo attiveremo questa funzione nell'applicazione, poi tra poco vedremo come, continua a seguire il soggetto. Cioè ragazzi, è davvero incredibile, ha un microfono a due vie, quindi è in grado sia di trasmetterci i suoni che di fare uscire i suoni da se stessa, quindi quando noi parleremo all'interno del nostro smartphone il suono, la nostra voce uscirà da questa videocamera di sorveglianza. Quindi cosa dire, è incredibile davvero in tutto. È wifi, quindi la possibilità di essere collegata al nostro router di casa, modalità 2,4 GHz, o ha la possibilità, avendo il connettore qua dietro, di una connessione Ethernet. Quindi se vogliamo connettere questa videocamera di sorveglianza a una rete Ethernet, possiamo farlo tranquillamente. Non ha le batterie, è una videocamera di sorveglianza che ha bisogno di un'alimentazione. Quindi nella confezione troviamo la videocamera di sorveglianza, l'alimentatore, ovviamente il cavo USB che va collegato all'alimentatore, tutto nella confezione, e poi il manuale di istruzioni che vi faccio vedere, che è anche in italiano, ma è giusto per l'installazione, non è che vi spieghi nel dettaglio cosa faccia la videocamera, quindi è meglio che vi guardate il video così ve lo spiego io, perché nel manuale di istruzioni c'è l'italiano, ma è veramente solo per l'avvio della videocamera, ma non vi spiega nient'altro. E poi abbiamo i Fisher e i cacciavite per installare la videocamera. Allora ragazzi, cosa dire, la videocamera è, come vi ho detto, davvero incredibile, perché a questo prezzo non si può chiedere davvero di più. Adesso andiamo a vedere come funziona. Quindi prima di tutto dovete andare a scaricare l'applicazione. L'applicazione che dovete scaricare è questa, si chiama iLot, comunque è questa, guardatela voi, quindi decifrate voi come si chiama, disponibile sia per iOS che per Android, quindi la andate a scaricare. Una volta che l'avete installata, andate ad aprirla. La prima cosa che dovete fare è registrarvi, ovviamente io l'ho già fatto, quindi vi registrate, solita procedura, username, password, email e via dicendo. Quindi una volta registrati siete pronti a connettere la videocamera di sicurezza della Meco alla vostra applicazione. Quindi basterà andare a accendere la videocamera di sorveglianza. Si sta avviando, aspettate che fa tutta la sua procedura, quindi ci vuole un attimo, fa tutto quello che deve fare. Questo ovviamente è al primo avvio, quindi va fatto un po' di passaggi che poi ovviamente non farete mai più, quindi aspettate che fa tutte le sue storie. E a questo punto si è messa in posizione. Quindi una volta che abbiamo installato l'applicazione e ci siamo registrati, andiamo a cliccare in alto a destra sul più, ok, quindi facciamo Wi-Fi to connected. A questo punto vedete che ci dice se sentiamo il beep che esce dalla videocamera. Ok, abbiamo sentito, quindi diciamo di sì. Perfetto. Adesso ovviamente qua andremo a selezionare la nostra rete Wi-Fi, quindi andremo a inserire la password del nostro router di casa. Adesso a questo punto, una volta fatto questo, andremo a fare successivo e ci appare un QR code. Ok. Vedete che la videocamera ha parlato e sta leggendo il QR code. Il QR code è stato letto, quindi andiamo a fare successivo. Ok, aspettiamo che... Perfetto, ci dice che adesso lei si sta connettendo alla nostra applicazione e alla nostra rete Wi-Fi. Pairing is successful.
Perfetto. Ok. La voce arriva sia nel telefono che dalla videocamera, che ci ha detto che adesso è abbinata, quindi abbiamo la videocamera pronta per essere utilizzata. Quindi è fighissimo anche il sistema di abbinamento, soprattutto perché lei parla e ci dice cosa sta succedendo. Quindi qua potremmo andare a dargli un nome all'area in cui abbiamo installato la videocamera, alla videocamera, quindi dare un nome per riconoscere qual è la videocamera dopo, se ne dovessimo installare ovviamente più di una, capire qual è quella che ci sta mandando l'avviso, quale vogliamo utilizzare per fare un'ispezione. Quindi qua potremmo selezionare, in questo caso vado a selezionare ufficio. E come dice l'applicazione, wow, siamo pronti ad utilizzare la videocamera di sorveglianza Meco Ele Verde. Quindi qua potremo fare un abbonamento a un sistema cloud, però lo possiamo saltare tranquillamente, non è obbligatorio. Quindi è un sistema che tutti i video e foto vengono registrati su un cloud, però ovviamente è un servizio a pagamento, quindi lo saltiamo, non ci interessa, facciamo salta. Perfetto, adesso basterà cliccare sulle, diciamo, l'immagine che abbiamo adesso qua, che potremo anche cambiare, perché questa è la schermata che ci indica che videocamera stiamo utilizzando. Ovviamente vedete che sopra c'è scritto ufficio e come immagine di default ci dà questa, ma poi è possibile cambiarla con un'immagine che vogliamo. Quindi basterà cliccare ed ecco qua che la videocamera di sorveglianza Meco è connessa. A questo punto abbiamo questa specie di joystick che ci permette di andare a regolare la videocamera, di spostare, cioè vedete che possiamo veramente andare a fare quello che vogliamo. Adesso mi sto inquadrando io, quindi cosa c'ha questa applicazione interessante? Ovviamente tante funzioni che abbinate a questa videocamera di sorveglianza ci danno tanta sicurezza. Allora, come abbiamo visto, qua abbiamo un joystick di utilizzo, qua vedete che abbiamo scritto SD, se ci clicchiamo possiamo scegliere HD o auto, questo in base alla vostra rete, quindi in base alla disponibilità di dati che è in grado di trasportare la vostra rete potrete scegliere se avere un ritorno video nello smartphone in SD o in HD, quindi o lasciare su auto e far decidere all'applicazione, alla videocamera, cosa è meglio a livello di qualità video in base alla disponibilità del segnale della vostra rete internet. Qua, come vi ho detto, selezioniamo quello, qua in alto a destra, o meglio qua a destra nell'immagine, vedete che avete questo joystick con più e meno per zoomare. Ovviamente ragazzi, qua non guardate la qualità dell'immagine perché tutte le luci stanno puntando di qua, quindi sono tantissime luci che puntano dentro di lei, quindi non guardate come la qualità. Per avere una qualità decente dovrei girare, decente intendo che non vada a soffrire la luce, ovviamente dovrei girare in questo modo. Ok, se giro così almeno ha la luce a favore, perché sono proprio tutte queste luci che gli sparano dentro e non è corretto nei confronti di questa videocamera sparargli dentro tutta questa luce. Allora, così dovrebbe essere un po' meglio. Allora, cos'ha questa applicazione? In alto a destra abbiamo il menu, quindi videocamera on off, quindi possibilità di accendere e spegnere la videocamera, nome della videocamera, qua abbiamo scelto ufficio ma si può cambiare, impostazioni, qua abbiamo rotazione dell'immagine 180 gradi, quindi possibilità di ribaltare l'immagine, poi correzione di distorsione lenti la lasciamo attiva per migliorare comunque la qualità e non rendere un'immagine sferica, microfono fotocamera, quindi anche questo lo lascerei attivo perché così potremo sentire dallo smartphone l'audio preso dalla videocamera, poi fuso orario, vabbè, motion tracking, questo è quello che vi dicevo, la possibilità di avere l'active track, cioè lei si sposterà seguendo il soggetto, poi lo proviamo anche se qua, nel senso non sarà al massimo provarlo, ma tra poco lo proviamo anche qua. Poi modalità chiamata citofono, perché è possibile parlare nello smartphone e far uscire l'audio dalla videocamera, quindi se supponiamo c'è qualcuno fuori in giardino o così che vogliamo chiamarlo e dirgli guarda che è pronto da mangiare, guarda che devi venire, che ora, basterà parlare nello smartphone e dalla videocamera esce l'audio, appunto, e quello che è fuori sente che lo stiamo chiamando. Poi sotto c'è per fare l'aggiornamento firmware, che attualmente non ce n'è disponibile. Eco Show la possibilità di collegare questa videocamera al sistema Alexa Echo. Sapete che il sistema Alexa Echo ha un display, quindi in quel display vedremo quello che inquadra la videocamera, quindi è una cosa in più. Io non ce l'ho la versione Echo di Alexa, c'ho la versione quella diciamo senza display, quindi non posso farvelo vedere, però sapete che funziona anche questo. Poi abbiamo cloud, che è quella cosa che vi dicevo all'inizio, questa possibilità di registrare foto e video su un cloud, poi pin di protezione per attivare un pin di sicurezza,
poi abbiamo le informazioni di rete, connettività, poi notifiche, foto e video, però una cosa sempre abbinata al cloud. Allora, invece una cosa che volevo farvi vedere è impostazione rilevamento. Ecco, qua possiamo andare a selezionare rilevamento di movimento, vedete, quindi lei rileverà i movimenti e non sarà più solo una videocamera che utilizzeremo per controllare, ma lei sarà parte integrante del nostro sistema di sicurezza e di allarme, nel senso che quando rileverà un movimento ci arriverà la notifica nel cellulare di quel movimento rilevato. Livello di sensibilità, potremo decidere quanto vogliamo sia sensibile appunto nel rilevare i movimenti, quindi se mettiamo alto ovviamente scatterà facilmente, quindi magari una pianta che si muove potrebbe farlo scattare e quindi mandarci un avviso per diciamo un movimento che in realtà non c'è. Quindi dovremmo decidere in base anche a dove la posizioniamo. Se la posizioniamo in un'area in cui non c'è niente che si muove, con il vento, con niente, potremmo lasciare anche alto tranquillamente, altrimenti dovremmo trovare quello più adatto alla location dove l'abbiamo installata. Poi suono anormale, cosa vuol dire? Che se attiviamo questa funzione lei ci manderà degli avvisi quando rileverà dei suoni che ritiene anormali, quindi come leggete qua il pianto di un bambino, quindi quando rileverà dei suoni particolari ci avviserà appunto lei di sentire quel suono e quel rumore, quindi notifica nel cellulare. Poi la frequenza di allerta, qua potremo impostare la frequenza con cui desideriamo ricevere gli avvisi, quindi meno avvisi, basso, medio o alto, quindi avremo la possibilità di avere un avvisi a raffica per qualsiasi cosa o una cosa più media, appunto mettendo medio, quindi dopo uno prova e decide quale è meglio per la sua situazione. Poi orario, qua possiamo decidere quando questa fotocamera attivi o meno il rilevamento del movimento, nel senso che se noi lasciamo attivo tutto il giorno vuol dire che se ce l'abbiamo in un'area in cui continuiamo a uscire, perché andiamo sul terrazzo, sul balcone, in giardino, continueremo a far scattare allarmi e avvisi, perché comunque siamo a casa e stiamo facendo scattare noi l'allarme. Quindi la possibilità, andando su personalizzazione, di selezionare, facendo clic, vedete, di selezionare appunto i giorni della settimana, l'orario, tipo possiamo impostarla che questa funzione di rilevamento dei movimenti sia solo tipo alla sera o che ne so, durante il giorno se siamo al lavoro, ma non magari negli orari in cui siamo a casa o magari al sabato se siamo a casa, cioè possiamo decidere i vari giorni della settimana con orari diversi, o lasciare tutto il giorno se in una zona in cui non saremo noi a far scattare l'allarme, perché noi non ci andiamo in quella zona in continuazione. Quindi lasciamo tutto il giorno intanto, giusto per, e torniamo fuori. Allora, questo è quello che ci viene dato dall'applicazione. Poi abbiamo questo simbolino a sinistra nella schermatina dove abbiamo il controllo della videocamera, che se lo andiamo a cliccare lei inizierà a fare tutte le rotazioni di ispezione, cioè in poche parole ci darà una panoramica generale di cosa sta accadendo intorno alla nostra abitazione o la nostra area dove l'abbiamo impostata. Vedete, quindi lei, vedete, panoramica 50%, ci dà anche la percentuale di panoramica che sta visualizzando. Ovviamente al 100% vuol dire che ha visualizzato tutto, ok, fino a quando poi ovviamente avrà finito e ritorna nella sua posizione in cui è, da dove è partita. Vedete che è ritornata ad inquadrare Mazinga e Jesse Pinkman. Quindi lei è partita da lì, è ritornata lì. Ovviamente fosse stata puntata come all'inizio verso di me, sarebbe tornata in questa posizione. E una cosa che ha questa videocamera, come vi ho detto prima, è l'active track, o meglio la possibilità che ha lei di tenere un soggetto inquadrato, quindi se rileva un movimento di una persona tende a seguire quella persona. Ovviamente ragazzi, non è l'active track di un device iper costoso come può essere un drone super costoso o una videocamera super costosa, però ragazzi lei tenta di farlo. Adesso proviamo a farlo, quindi entriamo in impostazioni, andiamo a selezionare motion tracking. Ok, quindi a questo punto la videocamera ha attivato l'active track, quindi cosa ci resta? Non ci resta che girare la videocamera verso di me e provare questo active track. Quindi faccio venire la videocamera verso di me, quindi come vi ho detto ragazzi ha tutte le luci puntate contro quando si girerà, quindi non fate caso, la qualità video non è quella reale che avrete all'esterno ovviamente. Ok, a questo punto la videocamera mi sta inquadrando, adesso mi giro ancora un po' così, vediamo. Ok, adesso provo a spostarmi, vediamo.
vedete che si è girata per seguirmi. Ovviamente ragazzi, qua ho poco spazio, quindi aspettate che provo ad allontanarmi un po'. Guardate, vedete che mi segue? Guardate come mi segue. Adesso mi vado di qua, ovviamente non è velocissima nel farlo, però calcolate che io qua sono molto vicino a lei. Lei è per, diciamo, un'area più ampia, quindi non che la persona è attaccata alla videocamera, perché lei sarà posizionata, che ne so, a 1,5 metri, 2 metri d'altezza e inquadrerà l'area, quindi sarà molto più facile per lei tenere inquadrato un soggetto in un'area, in un'inquadratura ampia. Qua ovviamente sono a 0,5 metro e ovviamente va più a massa, però ci sta riuscendo lo stesso. Cioè vedete che adesso addirittura la mano mi ha inquadrato, che se n'è andata di lì. Adesso sposto la mano di qua, vediamo. Guardate che arriva, ci mette un attimo, ma arriva. Cioè ragazzi, avete visto che con 50 euro questa videocamera di sorveglianza ha anche l'active track. E poi avete queste altre possibilità che adesso vi faccio vedere. Allora, andando a cliccare sull'immagine della videocamera, avete la possibilità di selezionare, se cliccate sul simbolo della videocamera, di registrare. Quindi lei registrerà nel vostro smartphone, quindi registrerà sia nella micro SD, se avrete inserito una micro SD, ma registrerà anche nello smartphone. Quindi avete la possibilità di avere la registrazione sia della videocamera nello smartphone. Ovviamente lei registrerà anche quando rileva i movimenti, però in quel caso solo nella micro SD, non come qua, come stiamo guardando adesso, nello smartphone. Qua abbiamo la possibilità di microfono, qua possibilità audio. Infatti sentite l'audio, non so se lo sentite dal microfono, perché comunque è un, come vi ho detto, ha un audio a 2 vie. Adesso lo vado a spegnere. E poi vabbè, avete la possibilità di salvare quello che state inquadrando nell'album. Cioè ragazzi, davvero davvero secondo me fantastica, e vi ripeto, a oggi costa meno di 50 euro, quindi se la dovete acquistare correte adesso, perché Amazon vi dà anche uno sconto del 10%, quindi la pagate meno di 50 euro. Quindi ragazzi, spero che questo prodotto che vi ho portato sul canale vi sia piaciuto, perché è un prodotto low cost ma con caratteristiche secondo me davvero interessanti, che ci dà tanta sicurezza soprattutto in zone della nostra casa che non abbiamo sotto controllo, ma anche nelle zone in cui potremmo avere controllo quando noi non siamo a casa. Ovviamente lei continua ad andare, rileva i miei movimenti, le mani, perché ho attivato ancora l'active track. Quindi ragazzi, questa videocamera ha anche l'active track e costa davvero davvero poco. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, dove porto tante novità, tante curiosità, e vedete quello che faccio, che stampo con la stampante 3D, dove vado a far volare il drone quando si può, perché adesso non si può neanche più andare a far volare il drone visto la situazione che stiamo attraversando. Iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere il canale, ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità, cioè tutto quello che arriva qua sul canale. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi. Ciao.